Ciao, benvenuti in questo video dove andremo a svolgere un allenamento di rinforzo. Ho inserito una routine dove andiamo a lavorare sulla parete addominale, sul core e sulle gambe. La durata dovrebbe essere di circa 10 minuti e non perdiamo tempo, dai, iniziamo subito. Per questo allenamento serve un tappetino. Intanto ci scaldiamo mantenendo la posizione monopodalica, quindi in equilibrio. Durante questo esercizio dobbiamo stare a fare attenzione a non avere troppi squilibri, quindi riuscire a mantenere correttamente questa posizione senza inclinare le anche, quindi cerchiamo di rimanere ben dritti e di attivare anche l'addome, quindi di risucchiare l'ombelico verso la colonna. E proviamo a mantenere questa posizione. Nel caso in cui perdessi l'equilibrio, appoggi un attimo il piede e riprendi la posizione. Quindi l'importante è non compensare, se arrivi a fare questo non è più efficace l'esercizio, quindi appoggi il piede e poi riparti. Rimaniamo qui qualche secondo. E poi cambiamo gamba. In questo modo facciamo lavorare sia la fascia plantare che la caviglia, quindi un ottimo esercizio di rinforzo plantare e della caviglia. Cambiamo piede e stessa cosa. Manteniamo la posizione, intanto il piede lavora, lo sentirai che vibra. Mi raccomando, questo allenamento va svolto senza scarpe. Lasciamo che il piede ricopra pieno il suo ruolo. Anche qui manteniamo per circa 30, dai 30 secondi al minuto, più o meno. Ok, e iniziamo a fare un po' di corsa sul posto. Quindi corriamo un po' sul posto, cerchiamo di mantenere le spalle rilassate, puntiamo in avanti le ginocchia, quindi facciamo attenzione al relax e iniziamo a scaldarci per bene per iniziare l'allenamento. Anche qui facciamo per circa un minuto. Cerchiamo di non rimanere tesi nella parte superiore, ma spalle rilassate. E stiamo qui. Ancora qualche secondo. Ok. Ora andiamo a fare il primo esercizio per il core. Andiamo giù a terra, posizioniamo una mano sotto la spalla, ovviamente anche l'altra, allontaniamo un piede, allontaniamo l'altro, ci ritroviamo nella posizione di plank. Quindi spalle, bacino e talloni formano una linea. Dal di qui dobbiamo andare a toccare la spalla opposta con la mano. Quindi senza ruotare il bacino cerchiamo di andare a toccare la spalla opposta. Facciamo circa 20 tocchi. Nel caso in cui questo esercizio sia troppo complicato, rimani semplicemente con le mani a terra. È meglio fare un esercizio più facile ma svolto bene che uno difficile svolto male. Quindi, se riesci, tocco spalla, se no, rimani con le mani a terra. Rimaniamo ancora qualche secondo. Anche qui più o meno l'ideale sarebbe dai 40 ai 60 secondi di esercizio. Ok, poi andiamo a fare il reverse crunch, quindi andiamo a lavorare nello specifico sul retto addominale. Partiamo con la schiena a terra, i piedi alla larghezza delle spalle. Dal di qui portiamo le ginocchia verso il petto, alzando leggermente il bacino e buttando fuori l'aria. Quindi diventa questo, lo facciamo insieme. 2, 1, via. Porta le ginocchia verso il petto, fuori l'aria. 1, 2, 3. Il bacino si alza leggermente, 4, 5, 6, fuori l'aria. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, se 20 sono troppi fermati pure, 6, 7, 8, 9 e 1, 10. Ok, poi dalla posizione seduta a terra, solleviamo i talloni e andiamo a fare il Russian Twist. Quindi facciamo una torsione con il petto da un lato e dall'altro per arrivare a toccare terra. 3, 4, sempre fino a 20, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una 10. Molto bene. Allora, torniamo in piedi che ci spostiamo sulle gambe e iniziamo a fare 20 calf. Quindi con i piedi larghezza delle anche spingiamo sulla punta dei piedi. Quindi 1 e scendo piano. 2 e scendo piano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, dobbiamo avere fretta. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 10. Molto bene. Poi passiamo ai tibiali. Serve un muro perché dobbiamo appoggiarci la schiena, quindi posizioniamo la parte alta della schiena, poi portiamo avanti un po' i piedi per avere un po' di inclinazione. L'importante è che manteniamo la linea, talloni, bacino e spalle, quindi che non collassiamo con il bacino. Quindi rimaniamo qua. Stringiamo bene i glutei per stabilizzare questa posizione e dal di qui portiamo il piede verso le tibie. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 1, 10. Ok, mancano solamente gli ultimi due esercizi. Andiamo a fare il reverse, gli affondi in reverse, scusate. Quindi dalla posizione in piedi dobbiamo fare un passo dietro e scendere con il ginocchio dietro. Quindi formare due angoli a 90 gradi e tornare in posizione. Quindi dalla posizione in piedi, un passo dietro, scendo il ginocchio dietro fino a sfiorare terra e risalgo. Partiamo insieme. 1, salgo. 2, salgo. 3, salgo. 4, salgo. 5, salgo. 6, salgo. 7, salgo, 8, andiamo fino a 16, ci proviamo, 9, suonava bene anche 12, 10, 1, 2, possiamo fare anche il movimento del braccio opposto, 3, 4, 5 e 1, 6. Ok, ultimo esercizio, torniamo nel nostro tappetino, schiena a terra. Andiamo a fare il ponte glutei. Quindi piedi larghezza delle spalle. Per trovare la posizione corretta dei piedi con la schiena a terra, distendo bene le braccia, arrivo a toccare i talloni. Da questa posizione sollevo il bacino. Stringo i glutei e scendo. Quando scendo posso anche non toccare terra se voglio dare maggiore intensità all'esercizio. E torno su. Quindi partiamo da adesso. 1 fino a 20. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Ok, questo allenamento è stato completato. Ci vediamo al prossimo video.